It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi voglio parlarvi di un racconto. Il racconto di una bambina di nome Wendelina. Wendelina era una bambina come tante altre, allegra, spensierata, tranne per un piccolo particolare: i suoi occhi, la sua pelle, i suoi capelli. Nel 1370 Wendelina sarebbe stata figlia di Uguccione, feudatario di Montebello di Toriana, e sarebbe prematuramente scomparsa il 21 giugno del 1375, il giorno del solstizio d'estate. Wendelina era una bambina albina. Alcuni di voi forse non sanno che l'albinismo è una malattia genetica rara, caratterizzata da una riduzione o dall'assenza congenita della melanina. Questa si ripercuote nella cute, nei capelli, nei peli e negli occhi. Siccome la superstizione dell'epoca collegava l'albinismo a eventi di natura diabolica, la madre avrebbe deciso di tingerle periodicamente i capelli di nero. Tuttavia, la tintura sarebbe stata fatta con pigmenti di natura vegetale, estremamente volatili, i quali, complice la scarsa capacità dei capelli albini di trattenere i pigmenti, avrebbero dato alla chioma della bambina riflessi azzurri, come i suoi occhi. In tal modo avrebbe avuto origine il suo soprannome, Azzurrina. A causa di questo fatto, il padre decise di farla vivere sotto la continua sorveglianza di due guardie, Domenico e Ruggero, e di non farla mai uscire per nessuna ragione fuori dal castello. Questo anche per proteggerla dalle dicerie e dai pregiudizi della gente. Si dice che il 21 giugno 1375, mentre il padre combatteva in una battaglia lontano dalla sua residenza, Azzurrina, sempre vigilata dai due soldati, stava giocando nel castello di Montebello di Toriana con una semplice palla fatta di stracci, mentre fuori infuriava un temporale. Secondo la ricostruzione delle due guardie, la palla sarebbe caduta lungo la scala che conduce all'interno della ghiacciaia sotterranea. La bambina sarebbe scesa nella ghiacciaia nell'intento di recuperarla. Le due guardie lì per lì non la inseguirono, anche perché la ghiacciaia era un vicolo cieco. A un certo punto le due guardie avrebbero sentito un urlo provenire dalla ghiacciaia e sarebbero corso nel locale. Arrivati sul posto non trovarono nessuna traccia della bambina. Il padre, tornato dalla battaglia, seppe della scomparsa della figlia. Accusando le due guardie di averla fatta sparire loro, le fece giustiziare. Invano furono le ricerche. La bambina non venne mai più ritrovata, né lei né la sua palla di pezza. Nello stesso istante che sparì la bambina, anche il temporale cessò. C'è da dire che di questo racconto non ci sono delle fonti storiche che attestino che Azzurrina sia esistita realmente. Wendelina sparì nel nulla il 21 giugno del 1375. Ogni 5 anni, il 21 giugno, lì dove la bambina sarebbe scomparsa, si sentirebbe la voce della bambina che chiama la madre, mamma. In un'altra registrazione si sente la bambina urlare di terrore. A questo punto mi sembra giusto dirti quello che io penso. Io credo che già il fatto che si senta la voce della bambina che chiama la madre e urla, credo che questo sia già una testimonianza di qualcosa di orribile che si è consumato in quel sotterraneo. Penso che la bambina sia ancora là e che aspetta sua madre. Tu cosa ne pensi? Fammelo sapere nei commenti. Non dimenticarti di iscriverti al canale e mettermi un bel mi piace. Noi ci vediamo sabato prossimo per un altro video. Ciao! Oh,